Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con il post dedicato al grande schermo. Molti di voi ricorderanno il ciclista Lance Armstrong, più volte campione al Tour de France e sopravvissuto a una grave malattia, risultò dopo anni positivo ai controlli antidoping. Una storia che continua a fare discutere e che dimostra che tutti abbiamo bisogno di eroi. Hai vinto tutte quelle corse in America, no? Ma qui non vincerai. Lance Armstrong è una promessa del ciclismo, ma gli manca sempre quel qualcosa in più che gli permetta di spiccare il volo. Improvvisamente scopre di avere un tumore contro il quale lotta con tutte le sue forze. Alla ripresa decide di diventare un grande campione e si rivolge a un ambiguo medico italiano per entrare a far parte del programma. Tra epo e sostanze illegali il suo destino cambia, lui e il suo gruppo diventano delle vere e proprie frecce. I risultati sono impressionanti, con una serie di vittorie in batteria al Tour de France. Crescono i soldi, gli sponsor e una parte del denaro viene utilizzata anche per la lotta contro il cancro, fino a che un giornalista del Sunday Times non decide di mettere il naso in quella che si rivela una vera e propria rete di connivenze. Lance Armstrong, ispiratore di milioni di persone, non può essere un bugiardo, altrimenti questo farebbe vedere a tutti che il mondo è una montagna di merda? Once money comes in at that level. Il denaro agisce a tanti livelli, vale tanto per il calcio, ma anche per questo sport. Quando c'è di mezzo il denaro e questo si unisce alla disonestà, le cose si fanno ancora più complicate. Era proprio questo che mi interessava, raccontare l'effetto del denaro sulle cose. Hai mai fatto visita a Michele Ferrari? Posso avere un sì o un no? Accuse infamanti vanno accompagnate da prove certe. Stephen Frears, regista di The Queen, ma anche di Philomena, costruisce un film apparentemente a tesi, ma in realtà illuminante. E svela un sistema da brivido in cui purtroppo non domina né il bianco né il nero, ma il grigio. È lo stesso sistema a decidere di infrangere le regole per riuscire ad avere un eroe di cui tutti, in primo luogo il pubblico, hanno bisogno. Vendi le bici per pagare il doping. Seguiamo tutti il programma. Io non ho firmato per questo. In realtà è tutto semplicissimo. Quando si arriva alla fine di una gara si possono fare controlli di tutti i tipi. Ma se questo non avviene, è evidente che c'è una generale connivenza. Restare in silenzio conviene a tutti. Io voglio confessare. Io sono Lance Armstrong e nessuno mi rovinerà. E da una storia che anche in queste ore solleva diffide e polemiche a un'altra storia che ci sembra importante raccontare. Much Loved, presentato all'ultimo Festival di Cannes, racconta la vicenda di quattro donne costrette a prostituirsi nella Marrakesh di oggi, nella speranza di un futuro migliore. Un film da non vedere con i bambini, ma su cui assolutamente riflettere. Ve la dovete giocare alla grande, dovete mettere bene in mostra le gambe, le labbra e... Siamo nella Marrakesh di oggi, quattro donne capitanate dalla scatenata Nora sono costrette a prostituirsi per sopravvivere. I loro clienti sono europei, ma soprattutto arabi sauditi. La loro vita si svolge a due livelli, la notte in un mondo fatto di lusso e di degrado e poi la vita di tutti i giorni in cui i soldi guadagnati servono a mantenere mariti, fidanzati, famiglie da cui sono fondamentalmente disprezzate. Non venire più in questa casa. I vicini fanno abbastanza chiacchiere su di te e sulla vita che fai. Nel mondo arabo e nella società marocchina la prostituzione gioca un ruolo fondamentale, specie rispetto agli uomini di potere. Eppure queste donne, pur essendo visibili e desideratissime, restano in qualche modo invisibili e la loro voce è inascoltata. Hai già speso tutti i soldi che ti avevo dato l'altra volta? Sono finiti. C'est des femmes qui sont... Sono delle donne non amate, i loro guadagni vanno alle famiglie di origine e in cambio chiedono solo un po' d'amore che viene totalmente negato loro, anzi sono disprezzate. Il regista Nabil Ayok, in passato candidato all'Oscar per il suo paese e ora costretto a vivere sotto scorta dopo il film, ha incontrato oltre 200 di queste prostitute e ha deciso di raccontarle. Il risultato è una pellicola a tratti scioccante ma al tempo stesso tenera, una storia di solidarietà tra donne e in qualche modo sorellanza. Quando tutto precipita, quello che resta alle quattro protagoniste del film non è altro che se stesse e la speranza di ricominciare proprio da questo per realizzare il sogno di una vita migliore. Anche portare il velo può essere un gesto di libertà se scelto liberamente. Ci sono due mondi che non riescono a comunicare e il cinema serve appunto ad agitare le coscienze. La cosa importante per me è che di questa questione si parli in pubblico e che nel mondo arabo questo film venga visto e non censurato, perché la prima cosa di cui queste donne hanno bisogno è essere ascoltate. Dove saremo delle donne rispettabili e tutti gli uomini ci tratteranno da signori.
Cari amiche e cari amici, vi ricordo la serata di Grande Cinema in onda oggi su TV 2000. Si comincia alle 21 con un film da non perdere, Risvegli, con Robin Williams. Alle 23.05, se volete, vi aspetto con Effetto Notte, il nostro rotocall con informazione cinematografica. Incontreremo Luca Argentero, che ci racconterà i poli opposti, insomma, la guerra tra sessi al cinema e nella vita. Il Post torna lunedì, sempre al termine di TG 2000. Arrivederci.